Un arrivo dal sapore dolce. Una fiaba scritta dalla classe seconda A dell'Istituto Comprensivo Carnevali di Sant'Angelo in Vado. Coordinamento testo, professoresse Alessandra Dorni e Laura Bertuccioli. Legge Rosetta Martellini. Ora una torre, ma un tempo un castello. Non un castello qualunque, ma dove accadevano fatti strani, stregonerie e ogni sorta di magie. Cinto da mura possenti, su una collina avvolta da querce e lecci secolari, si ergeva il maestoso castello della Metola. Pochi trovavano il coraggio di avventurarsi per quella selva impervia e densa di pericoli. Le ombre degli alberi si allungavano sul terreno, prendendo le sembianze di creature orrende, e il fondo era disseminato di trappole ben nascoste. Raggiunta alla cima della collina, si veniva sopraffatti da un sentimento di reverenza e sottomissione, suscitato dalla presenza di un massiccio ponte levatoio che conduceva ad un possente cancello di legno di quercia affiancato da due torrioni quadrati. Da qui due guardie controllavano i movimenti a valle e solo raramente abbassavano e sollevavano il ponte, dal momento che pochi erano gli ospiti e coloro che ne uscivano. Barcata la soglia del cancello, una strada dritta si inoltrava tra le poche case del borgo, solo alcune di queste ancora abitate, e giungeva su una piazza inanimata e solitaria quanto l'esistenza del signore del castello. Su di essa si ergeva la facciata di un palazzo possente, formata da quattro vetrate, così opache e oscure da impedire la vista della vita misteriosa che si svolgeva all'interno. La facciata posteriore, invece, era ricoperta da una spessa rete di edera velenosa, cresciuta nei secoli e che mai nessuno era riuscito ad estirpare. Dietro il castello, uno stradino sterrato, chiuso da un cancello in ferro, conduceva alla sinistra torre della Metola. Si narra che un giorno giunse al castello una fanciulla, chiamata Marta, la quale cambiò per sempre le sorti del piccolo borgo. Era una sera come le altre, quando una figura velata e nascosta da un ampio mantello si presentò davanti alla porta della Metola e con coraggio bussò. Dopo alcuni minuti di attesa, finalmente qualcuno aprì la porta. Era il maggiordomo El Malichi. Questo, rimasto meravigliato dal fascino di quel volto sfuggente, accompagnò l'ospite dal signore del castello, Francesco Maria Santinelli, che stava cenando tutto solo, a capo di un'immensa tavolata, in quell'occasione apparecchiata miseramente, ma un tempo imbandita con cibi prelibati e vivande in quantità, atte a soddisfare i gusti dei tanti invitati. Non appena quella figura misteriosa si tolse il mantello che l'avvolgeva, Francesco Maria rimase folgorato dalla luce dei suoi occhi, quelli di una giovane fanciulla, quelli di Marta. Marta si presentò e spiegò che, accusata di stregoneria dal Tribunale dell'Inquisizione di Roma, era fuggita fino a giungere al castello della Metola. Francesco Maria sapeva che sarebbe stato pericoloso ospitare la guaritrice, ma era altrettanto certo che non avrebbe mai abbandonato la fanciulla, verso la quale iniziava a provare uno strano sentimento. Decise quindi di accogliere la giovane. La consegnò nelle mani delle sue nutrici, Alessia e Gegia, che furono ben felici di accompagnarla nella sua stanza. Queste raccontarono a Marta che al tempo della signoria di Alessandro, padre di Francesco, il borgo era pieno di vita e il castello ospitava feste e banchetti, finché un giorno una perfida strega di nome Nicole, che era stata rifiutata in matrimonio da Alessandro, decise di vendicarsi, lanciando una maledizione sul signore e i suoi sudditi. Da quel momento in poi, nessuno avrebbe più provato amore né avuto figli, soltanto noia e tristezza avrebbero regnato. Fortunatamente, però,
Francesco Maria era già nato. Gli anni passavano, la gente invecchiava e moriva, ma soprattutto non si innamorava. La vita del borgo era destinata a finire. Serviva qualcosa che rompesse l'incantesimo, risvegliando l'amore in Francesco Maria. Dopo il racconto, Marta si recò a dormire. Quella notte la ragazza, benché scossa dalla storia del castello, si riposò molto bene. Era come se si sentisse già a casa in quel luogo pur così sinistro. La mattina seguente, per ordine di Francesco, Marta fu accolta da una colazione molto ricca e abbondante. Una cosa in particolare la stupì: la torta del pasticcere Stefano, che le insegnò tutti i trucchi del mestiere. Finalmente la vita nel castello tornava a rianimarsi. I giorni trascorrevano e Marta attirava le simpatie di tutti: di Francesco Maria, che appariva più sereno, ma anche delle cuoche Selena e Serena, dello stagliere Zizzo, che veniva dall'Africa, e della fornaia Noela. Inoltre Marta, da brava erborista con la sua arte, curava i soldati che tornavano dalle guerre, come Pietro, il condottiero, e Ao, che combatteva con origami da lui stesso costruiti. Francesco Maria non aveva alcuna intenzione di lasciare andare Marta, e tantomeno lei voleva andarsene, ora che aveva ritrovato la felicità dopo tanto dolore. Nel frattempo si era sparsa la notizia sulla bella fanciulla che abitava la Metola, e così Conte Brinciolla e Conte Sbardi, che dominavano le zone circostanti, non avevano tardato ad arrivare per chiedere in sposa Marta. Ismie, ispettrice delle corti e organizzatrice di feste, venuta a conoscenza delle circostanze che avrebbero sicuramente dato vita ad un duello, pensò bene di organizzare un torneo in cui Conte Sbardi, Conte Brinciolla e Francesco Maria, tutti e tre abili spadaccini, avrebbero combattuto per la mano di Marta. Francesco Maria si era allenato duramente ed era sicuro che avrebbe sconfitto i due sfidanti, anche senza ricorrere a tranelli e inganni. Conte Sbardi e Conte Brinciolla, invece, non si erano affatto esercitati, pensando di poter avere la meglio grazie ai mezzi magici forniti loro dalla perfida strega Nicole. Speranze vane, perché Marta, da brava erborista, si rese immediatamente conto dell'inganno dei due conti. Così, preparando uno dei suoi intrugli, fece cadere entrambi in un sonno profondo. Molte persone giunsero alla Metola per assistere allo spettacolo. Tra queste, gli inquisitori di Roma, chiamati dal pasticcere Stefano, che, scoperta la storia di Marta, temeva che la ragazza avrebbe potuto costituire un pericolo per il castello e i suoi abitanti. Francesco Maria capì che doveva nascondere Marta e i due partirono quella stessa notte. Scapparono nel bosco, correndo mano nella mano più forte che potevano, inseguiti dagli inquisitori che alla fine li catturarono. Francesco Maria fu rinchiuso in una stanza del castello. La ragazza invece fu condotta in una prigione nei sotterranei della Torre della Metola. Francesco Maria, aiutato dalle nutrici, si liberò e raggiunse così una porta segreta nascosta sotto l'edera velenosa, sull'architrave della quale era incisa una scritta incomprensibile: «Fra Marcantonio Craselame Chinese». Toccando alcune lettere dell'iscrizione, il giovane ricompose il suo nome e così, magicamente, la porta si aprì. Percorrendo un cunicolo, raggiunse la cella di Marta. La povera ragazza era incosciente, ma lui con un bacio la risvegliò, annullando per sempre l'effetto dell'incantesimo. Silenziosamente i due si fecero strada fra i fitti rovi che crescevano lì intorno. Entrarono da una piccola porta nelle mura, aiutati dai pochi cittadini, e fecero chiamare in loro aiuto Pietro e Ao. Tutti insieme si armarono e combatterono valorosamente, sconfiggendo gli inquisitori. Marta e Francesco Maria
si sposarono e la vita del borgo riprese ad animarsi. Da quel momento il ponte levatoio, rimasto a lungo sollevato, si abbassò una volta per tutte. Finalmente feste e banchetti tornarono a rallegrare il castello.